Ovvio ragazzacci, andiamo. C'è da farvi vedere una cosa. Ovvio. Allora, ho preso proprio una decisione. Ora posso tutta la roba, metto una bella cassa qui, ci butto dentro tutto quello che ho, tranne i cartelli, perché ora c'è da lasciare anche un messaggio in nabo, l'armatura. La posso qui per benino, sabbia verde, e poi gli si lascia un bel cartello dove gli si mette, mettiamoci davanti asa, vai, sì, qui può andare bene. Sono andato a fare un giro per le dimensioni. Nabbo fai a modo Ale. Ovvia. E ora usciamo da questo mondo e cerchiamo un altro. Vediamo un po' dove sono finito. Skylines 2. Bah, interessante, simpatico. Regole. Riad Careful. E però, oh, chi c'è qui? Regole della mappa. Allora, non cambiare game mode e fin qui va bene. Non prenderti item e fin qui non c'è problemi. Non tabuse no breaches, non so che vuol dire, però va bene. Ask for help me, contattami volendo, volentieri. Have fun, I have a role play with all your friends. Ok, simpatica, carina, bella storia. Torniamo di là. Ok, di qua. My state, are you free? Qui che c'è? Oh, tutti i vari, diciamo, supportatori di questa mappa, belli, complimenti, complimenti, complimenti veramente. E questi immagino siano i creatori. Ora pigiamo questo bottone lì, che fa? Ok. No, la vedo lì con il coin, sì. Quindi, oh. Allora ragazzacci, questo è il mondo in cui mi sono ritrovato. Ho deciso di lasciare un po' da solo il nabbo, perché pensavo se la cominciasse a cavare anche bene da solo, quindi ho deciso di intraprendere altre strade. E girando un po' per le dimensioni, alla fine ho trovato questa. Questa è una dimensione un po' particolare, formata da tantissime isole, dovrebbe essere circa una ventina, una diversa dall'altra, che ci, diciamo, porterà a delle nuove avventure. Ma iniziamo subito un po' dalle basi, cioè dal prendere il legno, che è la prima cosa da fare un po' in tutte le avventure. Quello che dovremo andare a fare è alla fine cercare di esplorare le varie isole e ovviamente anche sopravvivere nelle varie isole. Quindi iniziamoci a fare i primi utensili, quindi la crafting table, che andiamo a piazzare qui in mezzo a qualche parte, tanto penso un posto al Galactus e un uovo. E facciamoci i primi utensili. Un bel piccone di legno. Facciamoci anche una spadina di legno. No, teniamocelo questo legno, perché voglio un attimino capire il che c'è da codesta parte. Perché codesta isoletta qua sembra abbastanza vicina da poter essere aggiunta
senza troppi intoppi. Quindi andiamo subito a vedere questa prima isola, stando molto attenti, perché qui si casca nel vuoto e un volo. Ok, e dall'altra parte ci siamo arrivati. Ah, questi sembrano essere dei blocchi particolari sui quali ci vanno messi questi oggetti in maniera molto, tipo ogni blocco di lana, poi ci sono delle librerie, un blocco di diamanti solo e un blocco d'oro. Ottimo. Quindi torniamocene sulla nostra isolettina di partenza e vediamo di cominciare da qualche parte. E da qualche parte bisognerà cominciare. Io direi prendiamoci un po' di pietra, facciamoci i primi utensilini in pietra e vediamo di andare avanti. Oh, e il piccone, perlomeno in pietra ce l'abbiamo. Ora qui c'è anche un po' troppa lì, un po' troppi alberi per il mio gusto, che io se no non ci capisco la nespa. Interessante, lì sembra esserci qualcosa di simpatico. Il problema sarà raggiungerla quell'isola. Al momento sembrerebbe quella più vicina. Beh, direi che sono tutte non troppo lontane. Comunque, io mi farei anche una bella ascia in modo e in maniera da poter tirare giù un po' di questi alberi. E già che ci siamo, anche una spada, si sa mai. E io direi di iniziare proprio da quell'isola lì e vediamo un po' cosa ci salta fuori di bello. Prendiamo un po' di legno, potrebbe essere meno semplice del previsto. Anche perché vedo già due spawner e io non è che stia messo proprio bene. Senza arrivare degli scheletri, maledetto vigliacco funerario. Vatelo voi. Maledetti vigliacchi. Meno male che si salva l'inventario, se no camiseria l'avrei già. Venite qua che vi tradite tutti quanti siete, dal primo all'ultimo, accidenti a voi altri. E fatemi entrare. Scheletro, zombie, via, fuori dalle balle. Lei ha rotto le scatole, anche lei. Ma va, andate a quel paese. Uffa. Ora, ma un povero Cristo, no? Come può le fare? Però codesti io non vorrei che si rimanessero qui. Quindi se io faccio un po' la furbata, che sia, questi sai che stanno proprio lì. Questi non si muovono, io vo su e li vo in quel posto. E qui c'è gente tutta la bella vista. Creeper, via. Creeper, fuori. Morti. Accidenti. Allora, quanti siete? Che portate? Dove andate? Io tutti insieme. Ma mannaggia allora, qui c'è pure un Enderman. Salve, signor Creeper. Come la mettiamo? Io li tiro un uovo. Vai giù e non rompe le scale. Forza. Ole, queste fornaci. Tutte vuote. Zordino. Guardi. Non so cosa servono, però se ci sono, qualcosa devono fare. Cassa. Piani sordi. Ok, abbiamo depredato il depredato. Ora non mi resta che farmi un minimo d'armatura e vedete andare a ammazzare quella gentaccia brutta e c'è là sotto, perché almeno avrei rotto le scale. Forza.
Potrebbe essere una mossa interessante. Se io di qua sopra ho una mezza turbata, intanto e uno, lo so, una mezza trassata, ma che devo fare? Un po' di falleose curve, tutti qui, cioè. tutti qui che mi aspettano, maledetti. E il secondo spone l'ho levato. Che c'è? Maledetto rospon venuto. Giusto perché non c'ho modo di far esplodere sta TNT, perché sennò. Guarda! Mi sa che l'ultimo spone se n'è andato, sa. Maledetti. Figliacchi. Ora che non c'avete più gli spawner, quante ve ne do. Datemi tempo ad arrivare e poi se ne va. Una volta che avete finito i rinforzi e si ride, vai. E ne usciti. Ci penso io. Vieni, fatti picchiare. Anche che. Vieni, venite tutti qua, prego. Avanti c'è posto. C'è nessuno? Badate casino, c'è nessuno. Vieni Ciccio, vieni. Ce n'è qui stessa. Vieni Ciccio, vieni. Vieni, bravo, vieni, vieni. Oh, se vi picchiate fra di voi va solo bene. Oh, via. Tutti in fila indiana. Ale, oh, oh. Via, ale, forza, vada là, vada là. Dammi l'elmettino che ci penso io. Vieni, vieni. Vieni Ciccio, vieni, vieni. Vieni, vieni. Tutti qua, tutti qui. Vieni Ciccio, vieni. Ne altri? Venga anche lei, venghi. C'è posto pure per lei. Ale. Allora, com'è la faccenda? Tutto a posto? C'è nessun altro? Venghino signori, venghino. Oh vai, te vai da morire subito insieme al tuo fratello, forza. Allora? Ce n'è altro. Ma chi siete? Ma qui come la facciamo? Arrivano addirittura come mischi. Io comincio anche a finire l'energia, la vita. Oh, allora? Beh, mi sembra che li spone e non ce n'era altri. Madonna delle cose. Allora, cappellino. Protezione dalle esplosioni 3. Comune. Cioè, esplosione comune. Sempre meglio che di nulla, qualcosa in capo ce l'abbiamo. Ovvio. Allora, dicevamo, eravamo arrivati a lei, mi sembra. A regola, sì, eh. Qui c'è un po' di gente, io però dispone e non ne vedo altri, che e se la abbiccia in quel posto, forza, vieni, avanti. Scusassero, signori minatori, no, i creeper lascerò dove sta. Oh, salve, salve, buonasera, una alla volta, i creeper... Se vuoi esplodere, esplodi pure. Basta che mi ammazzi la gente, poi fai te. Oh, che bravo, il creeper. Ce n'è rimasto uno? Te e tuo fratello, vieni, forza. E scoppia. Bravissimo. E la miniera è stata espugnata. Vediamo un po' tutte queste belle cassette, c'è nulla. Un po' di soldi. Che non so ancora cosa ci si fa, però meglio pigliarli che non si sa mai. Altri soldi. Qui. Che. Bring in to the money. Vale.
Altro sembrerebbe di no. C'è solo tutto il ferro da prendere in qualche maniera da farsi tutta la vita. Dov'è il bianco? Il bianco? Eccolo il bianco. Vabbè. Oh ragazzacci, questo era il primo episodio di Skyland 2. La prima isola è stata abbastanza tosta. I minatori ci volevano fare la pelle, ma noi bene o male ce l'abbiamo fatta spuntarla. Ma ora non ci resta altro da fare che prendere tutti i tesori della miniera, cioè tutto il ferro che troverò, e iniziare a farsi una bella armatura come Cristo comanda. E poi cominceremo veramente a spaccare le teste dei nostri nemici. Che dire, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio, diciamo, primo video in solitaria su questa mappa buildata, fatemelo sapere in un commento. Da Raziel, amico del Nabaccio, un saluto e un abbraccio e alla prossima gente. Ciao ciao!